Sono due giorni che parliamo del vergognoso emendamento con cui questo governo ha deciso di aprire le porte dei consultori laici e pubblici, lo ricordo ogni volta che nomino i consultori così magari qualcosa gli rimane. E sono due giorni che assistiamo attoniti alle giustificazioni e ai tentativi di arrampicarsi sullo specchio di questa maggioranza che ci dice: ma non capiamo tutto questo stupore, tutto questo clamore, stiamo solo applicando la 194. Allora, oggi avete definitivamente calato la maschera con la contrarietà a quest'atto che vi ho presentato e vi spiego perché. Innanzitutto, se la 194 già prevedeva la presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori, ma mi spiegate perché dovevate fare un emendamento per ricordarlo? Lo capirebbe anche un bambino, che evidentemente non era assolutamente previsto. In secondo luogo, non c'è scritto da nessuna parte nella legge 194 che bisogna convincere le donne a non abortire, perché questo è il vostro obiettivo. E sapete perché avete calato la maschera? Perché vi chiedevo delle cose semplici con questo ordine del giorno, non delle concessioni, ma dei diritti di cui già vi dovreste occupare. Primo su tutti, di potenziare la rete dei consultori su tutto il territorio nazionale, garantendo il rapporto già previsto per legge. Voi ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto di aumentare il personale, garantendo la presenza di personale non obiettore per poter espletare tutti i servizi che i consultori devono rendere. Voi ci avete detto no. Vi avevo chiesto con questo ordine del giorno di provvedere a un'assistenza post partum per le donne che partoriscono, per tutte le famiglie, anche a domicilio, per le donne che partoriscono, ma anche là voi ci avete detto no. E infine, a far cadere la maschera, vi avevo chiesto un semplice impegno che vi voglio leggere, perché questa vostra contrarietà, permettetemi di dirlo, è davvero meschina. Vi avevo chiesto di introdurre misure che impediscano l'accesso nelle strutture consultoriali a quegli enti del terzo settore che, ideologicamente orientati, tentino di negare le tutele sottese ai servizi che i consultori sono tenuti a garantire per avviare la procedura relativa all'interruzione di gravidanza. Voi ci avete detto no, perché non sono le associazioni alla tutela della maternità che voi volete nei consultori, sono gli antiabortisti. E allora, invece di arrampicarvi sugli specchi da due giorni dicendo che la 194 non la toccate, abbiate almeno il coraggio e la dignità che non avete di ammettere quali sono i vostri reali obiettivi. E guardate, lo avete fatto in una maniera davvero terribile, con una violenza inaudita. Lo avete fatto in un decreto del PNRR. Allora ci si aspetta che quando si parla di risorse si mettano lì dove servono. Ci si aspetta che di fronte a 800 posti in terapia intensiva tagliati, 100 ospedali di comunità tagliati, 1.800 posti in terapia subintensiva tagliati, 1 miliardo e 200 milioni per la messa in sicurezza degli ospedali eliminati, 400 case della comunità tagliate e più di 100.000 posti negli asili nido tagliati, l'ultima cosa che ci aspettavamo è che voi nel decreto PNRR quei fondi li desti alle associazioni antiabortiste. Guardi, lo avete fatto decidere a un uomo questo emendamento, lo avete fatto presentare a un uomo che deve decidere cosa dobbiamo fare noi donne sui nostri corpi. Ma ci rendiamo conto? E non solo, avete fatto difendere questa scelta ieri a un uomo alla Camera che ha dichiarato: noi diamo alle donne l'opportunità della vita. Ma di cosa stiamo parlando? Siamo noi donne che scegliamo cosa vogliamo nella nostra vita, se essere madri o se non essere madri. Nessuno ce lo concede o ci dà l'opportunità. Vi dovreste solo vergognare. E le dico di più. Oggi, mentre in Francia, mentre in Germania e Spagna, e poco fa la ministra delle pari opportunità spagnole ce l'ha ricordato, si mettono divieti a quelle che sono delle proprie, vere e proprie molestie organizzate, delle manifestazioni antiabortiste nei luoghi dove le donne dovrebbero essere libere di scegliere. Noi andiamo in direzione contraria, smentendo anche l'Europa, che ci ricordava che nel nostro paese il diritto all'aborto è sotto attacco. Le dico una cosa, guardi,
Sono madre, ho scelto di essere madre. 14 anni fa ho scelto di abortire. E sa perché lo dico qui, nel luogo più alto della rappresentanza democratica di questo paese, in cui ancora oggi qualcuno fa fatica a dire la parola aborto o gli tremano le gambe quando si parla di aborto. Lo dico qui perché non vorrei che nessuna donna che in questo momento vorrebbe abortire si sentisse attaccata da questo Stato, perché una donna che oggi sceglie di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza possa sapere che c'è uno Stato amico e non è questo governo, perché quando mi guardo allo specchio non mi sento né colpevole né mi vergogno. Quelli che si devono vergognare siete voi e la squallida propaganda che fate sui corpi delle persone. Onorevole, deve concludere. Colleghi,